Ciao ragazzi, ciao Christinators e bentornati sulla mia scrivania. Oggi vi spiegherò come realizzare il simbolo dell'hashtag, detto anche cancelletto, utilizzando gli elastici Rainbow Loom. E voi, qual è l'hashtag che usate più frequentemente? Scrivetemelo in un commento qui sotto che sono molto curiosa. Il tutorial è molto semplice, ma in alcuni passaggi vi consiglio di fare molta attenzione e di inserire gli elastici esattamente nell'ordine in cui vi indico io, perché altrimenti non riuscirete a realizzarlo. Spero che il risultato vi piaccia e vi lascio al tutorial. Ciao! Ci servirà il telaio, io utilizzerò questo qui della Rainbow Loom. Ci servirà anche un uncinetto, utilizzerò questo che è sempre della Rainbow Loom, ma potete utilizzare l'uncinetto con cui vi trovate meglio. Poi ovviamente ci serviranno gli elastici, ne utilizzerò un totale di 73. In particolare ne utilizzerò 71 di questo colore viola per realizzare il simbolo dell'hashtag e due bianchi per realizzare il cappietto con cui poter appendere questa creazione. Innanzitutto posizioniamo il telaio in questo modo, ovvero con le tre file di violi sullo stesso livello. Inoltre i violi si devono trovare con la parte tondeggiante rivolta verso di noi. Iniziamo inserendo 9 coppie di elastici sulla fila di violi di destra. Quindi prendo la prima coppia di elastici e la vado a posizionare tra il primo e il secondo violo della fila di destra. Prendo un'altra coppia di elastici e la vado a posizionare tra il secondo e il terzo violo. Terza coppia di elastici tra il terzo e il quarto violo. Quarta coppia di elastici tra il quarto e il quinto violo. E vado avanti in questo modo fino ad aver posizionato 9 coppie di elastici. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e 9 coppie. Ora prendo un elastico singolo e lo vado ad avvolgere per 3 volte intorno al decimo violo della fila di destra. In questo modo. Metto da parte il telaio e vado a prendere l'uncinetto. Prendo un elastico singolo viola e lo vado ad avvolgere per 3 volte intorno all'uncinetto. In questo modo. Ora prendo una coppia di elastici viola, la aggancio all'uncinetto e faccio scorrere su di essa l'elastico che ho appena avvolto per 3 volte. In questo modo. E poi aggancio con l'uncinetto questi due elastici che si trovano da quest'altro lato. In questo modo. Prendo un'altra coppia di elastici, la faccio agganciare all'uncinetto e la faccio passare sotto a questi 4 archetti che si saranno formati nel passaggio precedente. In questo modo. E ora faccio passare l'uncinetto sotto a questa coppia di archetti che si saranno appena venuti a formare. E abbiamo creato questa piccolissima catenella. La andiamo a posizionare sul nostro telaio. E esattamente la facciamo agganciare al quarto violo della fila di destra. In questo modo. E la portiamo verso l'esterno. Rimettiamo un'altra volta da parte il telaio e andiamo a realizzare un'altra piccola catenella uguale alla precedente. Quindi iniziamo con un elastico singolo che avvolgiamo per 3 volte intorno all'uncinetto, come abbiamo fatto prima. Poi prendiamo una coppia di elastici, la agganciamo all'uncinetto e facciamo scorrere su di essa l'elastico che abbiamo appena avvolto per 3 volte. In questo modo. E poi facciamo passare l'uncinetto sotto a questi due elastici che si trovano da quest'altro lato. Prendiamo un'altra coppia di elastici, la agganciamo all'uncinetto e la facciamo passare sotto a questi 4 archetti che si sono formati nel passaggio precedente. In questo modo. E poi facciamo passare l'uncinetto sotto a questi 2 archetti che si saranno appena venuti a formare. Ed ecco qui un'altra piccola catenella. La andiamo a posizionare sul telaio. Precisamente sul settimo violo della fila di destra.
questo sarà il risultato. Andiamo avanti. Prendiamo una coppia di elastici e li andiamo a posizionare tra il terzo piolo della fila centrale e il quarto piolo della fila di destra, in questo modo, in diagonale. Prendiamo un'altra coppia di elastici e la andiamo a posizionare tra il terzo e il quarto piolo della fila centrale. Prendiamo un'altra coppia di elastici e la andiamo a posizionare in orizzontale tra il quarto piolo della fila di sinistra e il quarto piolo della fila centrale. In questo modo. Ora ripartiamo dal settimo piolo della fila di destra e dobbiamo inserire esattamente la stessa sequenza di elastici. Quindi prendiamo una coppia di elastici e la andiamo a posizionare tra il sesto piolo della fila centrale e il settimo piolo della fila di destra. Un'altra coppia di elastici tra il sesto e il settimo piolo della fila centrale. Ancora una coppia di elastici e la andiamo a posizionare in orizzontale tra il settimo piolo della fila di sinistra e il settimo piolo della fila centrale. In questo modo. Ora ripartiamo dal quarto piolo della fila di sinistra. Partendo da questo punto ci dobbiamo spostare in avanti inserendo 6 coppie di elastici. Quindi prendo la prima coppia e la vado a posizionare tra il quarto e il quinto piolo della fila di sinistra. Un'altra coppia di elastici tra il quinto e il sesto piolo. Ancora una coppia di elastici tra il sesto e il settimo piolo. Un'altra coppia di elastici tra il settimo e l'ottavo piolo. Un'altra coppia di elastici tra l'ottavo e il nono piolo. E l'ultima coppia di elastici tra il nono e il decimo piolo. Ora prendo un elastico singolo e lo vado ad avvolgere per 3 volte intorno al decimo piolo della fila di sinistra. In questo modo. Metto da parte il telaio e riprendo l'uncinetto. Dobbiamo realizzare altre 2 piccole catenelle, quindi prendo un elastico singolo e lo vado ad avvolgere per 3 volte intorno all'uncinetto. Prendo una coppia di elastici, la faccio agganciare all'uncinetto e poi faccio scorrere su di essa l'elastico che abbiamo appena avvolto per 3 volte. E poi faccio passare l'uncinetto sotto a questa coppia di archetti che si sarà appena venuta a formare. Prendo un'altra coppia di elastici, la faccio agganciare all'uncinetto e poi la faccio passare sotto a questi 4 archetti che si saranno formati nel passaggio precedente. In questo modo. E poi faccio passare l'uncinetto sotto a questa coppia di archetti che si sarà appena venuta a formare. Ed ecco qui la nostra piccola catenella. Prendo il telaio e vado a posizionare questa catenella sul quarto piolo della fila di sinistra. In questo modo. Vado a realizzare un'altra catenella identica. Eccola qui. E la vado a posizionare sul settimo piolo della fila di sinistra. Metto un'altra volta da parte il telaio e vado a realizzare un'altra catenella leggermente più grande. Come sempre prendo un elastico singolo e lo vado ad avvolgere per 3 volte intorno all'uncinetto. In questo modo. Prendo una coppia di elastici, l'aggancio all'uncinetto e faccio passare su di essa l'elastico che abbiamo appena avvolto per 3 volte. Faccio passare l'uncinetto sotto a questa coppia di archetti. Prendo un'altra coppia di elastici, l'aggancio all'uncinetto e la faccio passare sotto a questi 4 archetti che si sono formati nel passaggio precedente. Poi faccio passare l'uncinetto sotto a questa coppia di archetti. Aggiungo un'altra coppia di elastici. Eccola qui. La faccio agganciare all'uncinetto e poi faccio passare questi 2 elastici sotto a questi 4 archetti che si sono formati nel passaggio precedente. E poi, come sempre, faccio passare l'uncinetto sotto a questa coppia di archetti che si saranno appena venuti a formare.
ed ecco qui la nostra catenella leggermente più lunga, andiamola a posizionare sul quarto violo della fila di sinistra e cerchiamo di posizionarla in verticale verso di noi. A questo punto non ci resta che girare il telaio ed iniziare ad intrecciare gli elastici utilizzando l'uncinetto. Iniziamo dal decimo violo della fila di destra. Entriamo con l'uncinetto all'interno di questo violo. Spostiamo l'elastico che abbiamo precedentemente avvolto per tre volte e andiamo ad agganciare gli ultimi due elastici che si trovano sul fondo. Li sganciamo dal decimo violo e li portiamo sul violo che si trova subito sopra. In questo modo. Poi entriamo all'interno di questo violo che è il nono, agganciamo gli ultimi due elastici che si trovano sul fondo e li portiamo sull'ottavo violo. Entriamo nell'ottavo violo, agganciamo gli ultimi due elastici e li portiamo sul settimo violo. Ora fate attenzione, entrando all'interno del settimo violo, sul fondo troveremo due coppie di elastici. Agganciamo la prima coppia di elastici, quella che si trova più in alto, la sganciamo dal settimo violo e la portiamo sul sesto. Torniamo nuovamente all'interno del settimo violo di questa fila di destra e agganciamo l'altra coppia di elastici che si trova sul fondo. La sganciamo dal settimo violo di destra e la portiamo sul settimo violo della fila centrale. In questo modo. Poi ripartiamo dal sesto violo della fila di destra. Quindi agganciamo gli ultimi due elastici e li portiamo sul quinto violo. Poi entriamo nel quinto violo e portiamo gli ultimi due elastici sul quarto violo. Infine entriamo all'interno del quarto violo. Agganciamo l'ultima coppia di elastici, eccola qui, la sganciamo da questo violo che è pieno di elastici e la portiamo sul quarto violo della fila centrale. Ora ripartiamo dal quarto violo della fila centrale. Agganciamo gli ultimi due elastici che si trovano sul fondo, li sganciamo dal quarto violo e li portiamo sul terzo. Ora dobbiamo agganciare questi due elastici che si trovano sul fondo del terzo violo e li dobbiamo portare sul quarto violo della fila di sinistra. In questo modo. Ci spostiamo in questo punto, ovvero sul settimo violo della fila centrale. Entriamo con l'uncinetto all'interno di questo violo e agganciamo gli ultimi due elastici che si trovano sul fondo. E li portiamo sul sesto violo della fila centrale. Entriamo con l'uncinetto all'interno del sesto violo della fila centrale, agganciamo questi due elastici che si trovano sul fondo. Li sganciamo dal sesto violo della fila centrale e li portiamo sul settimo violo della fila di sinistra. In questo modo. Ora ripartiamo dal decimo violo della fila di sinistra. Entriamo con l'uncinetto all'interno di questo violo, agganciamo gli ultimi due elastici che si trovano sul fondo e li portiamo sul violo che si trova subito sopra. Entriamo all'interno del nono violo, agganciamo gli ultimi due elastici, li sganciamo dal nono violo e li portiamo sull'ottavo. Entriamo all'interno dell'ottavo violo, agganciamo gli ultimi due elastici e li portiamo sul settimo e così via fino a completare tutta questa fila. Se notate che gli elastici che state agganciando sono un po' troppo tirati, per evitare che si spezzino, cercate di allargare con un altro uncinetto o con un altro bastoncino il piolo in questo modo.
poi continuate. A questo punto prendiamo altri due elastici per realizzare il cappietto. Io li ho scelti bianchi, ma potete utilizzare il colore che preferite e potete anche utilizzare lo stesso colore che avete già utilizzato per realizzare questo simbolo. Allora, mettiamo questi due elastici vicino al telaio, dopodiché entriamo con l'uncinetto all'interno del primo piolo della fila di sinistra ed usciamo con l'uncinetto lateralmente in questo modo, passando sotto a tutti questi quattro elastici. Ora prendiamo due elastici bianchi, li agganciamo all'uncinetto in questo modo e li portiamo all'interno del primo piolo e poi li tiriamo verso l'esterno. A questo punto agganciamo anche questi altri due archetti che si trovano intorno al mio polpastrello e poi facciamo passare questi due archetti sotto a questi altri due e tiriamo per formare un nodo. Ora non ci resta che sganciare tutta la lavorazione dal telaio. Ed ecco il risultato. Sistemiamo un po' gli elastici. E voilà! E niente ragazzi, il tutorial è terminato. Spero che questo hashtag vi sia piaciuto e che lo realizzerete. Ci sentiamo al prossimo video. Ciao! Thank you.